credo che come per tutti la quarantena sia stata caratterizzata da un momento di grossa insicurezza e anche di fragilità, perché è stato un momento in cui ci siamo sentiti tutti più fragili, meno protetti, con molte insicurezze verso il futuro. Per me è stata forse anche l'occasione per ripensare a quello che faccio come artista, a dove sono e a dove vorrei essere, e soprattutto come il mio lavoro artistico si può confrontare con quello che è il futuro, sia in termini di contenuti ma anche in termini di forme. Quindi probabilmente questo è stato il centro per me, che è una cosa di cui sento ancora le conseguenze, perché poi le riflessioni non si fermano ma continuano e continuano a dare echi. Quindi la parte tra virgolette positiva di tutta questa situazione è stata proprio la possibilità di rinchinarsi su se stessi e di sapere dove siamo e dove vogliamo andare.